bello. Secondo tempo, Nardò Aversa, Nardò in avanti, Iago Dirin di testa, para il portiere Magliellaro. Ora siamo sulla piattaforma Bambuser, siamo spostati, abbiamo lasciato YouTube e riprendiamo la piattaforma base di Nardò Granata. Stiamo un po' sperimentando un po' tutto. Secondo tempo, ricordiamo, il primo si è chiuso con il vantaggio del Nardò per 2-0 con reti di Caporale al 33esimo e di Cavaliere al 44esimo, più l'espulsione di Moretta dell'Aversa al 46esimo per fallo a Godirin. Va al tiro, palla fuori. Nardò che questo secondo tempo deve cercare di tenere la partita sui ritmi, diciamo, di gestibilità, di tranquillità, dopo un primo tempo in cui l'ultimo quarto d'ora è stato decisivo. Caporale, Cavaliere, Brinari, Agodirin, Cavaliere, tiro deviato, calcio d'angolo, anzi no, palla fuori, Nardò che si fa pericoloso. Batte Magliellaro, nessuna modifica nella formazione dell'Aversa, che mantiene lo stesso assetto del primo tempo. C'è Nicolao che è, diciamo, sceso sulla linea dei centrocampisti, 4-4-1 di Marasco con Maiella e Nicolao esterno insieme a Riteni. Alessio guadagna un pallone, attacchi, apre Caporale, Rinari, Caporale, Cassano, Scipioni. Intervallo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con presidente Fanuli, con Fiorentino, con Renis, con Mercadante, insomma dirigenza del Nardò che è sembrata molto soddisfatta da questa partita. C'è un buon clima. Agodirin apre, Mangione, ancora Agodirin e Nardò che sfiora terzo gol con Cavaliere e con Alessio, ancora alla ricerca del gol quest'anno, capitano palmisano. Palla fuori, primi cambi, esce Riteni, ha fatto pochissimo questo ragazzo, entra Giordano al suo posto, ma anche il numero 19 di Prisco si prepara a prendere il posto. Ormai Marasco ha poco da difendere. Quindi cambio, doppio cambio. Quindi Di Prisco ed è uscito Palumbo, quindi fuori Palumbo e Riteni, dentro Di Prisco e Giordano. Queste le mosse di Marasco. Agodirin, Maiellaro, poi Cavaliere. E Nardò fallisce. Fallisce il terzo gol in maniera abbastanza puerile, perché Agodirin davanti al portiere ha provato un pallonetto ma troppo basso, Magliellaro ha respinto, poi Cavaliere non è riuscito a metterla dentro, addirittura controllando male e con le mani. Attenzione che Alessio potrebbe farsi male, batte contro
batte contro la ringhiera Alessio, si fa male. Attenzione che qui Alessio è prezioso, si è fatto male alla schiena. Allora, ma potrebbero entrare i massaggiatori, no? Quindi si è fatto male Alessio Palmisano, è andato a sbattere contro la recinzione. E vediamo se si riprende. Comunque Nardò che controlla, Cassano, Avorale, Gaetano se ne va sulla sinistra, avanza Gaetano, appoggio, ma poi è la difesa dell'Aversa ad avere la meglio. Caporale ancora in anticipo, Gaetano allunga Godirin, Nardò pressa, fallo laterale per il Nardò, vediamo Alessio che si è ripreso. Il fallo laterale, ancora Gaetano, di lui Sozio, palla fuori, rimessa per la terza. Alessio sembra essersi ripreso, Nardò che poteva andare ancora in gol con Godirin e con Cavaliere, e entrambi sono andati un po' troppo leggeri e l'Aversa rimane, diciamo, teoricamente in partita 0-2 con un uomo in meno. Palmisano a Godirin, pallone rimpallato, finisce al portiere Maiellaro, Nicolao, Cassano su Barriale, occhio Rinari, mista su Mangione, avanza il Nardò, Mangione, Bertacchi, Giorgio Bertacchi, Caporale, avanza Alessandro, pallone traversone, Cavaliere, appoggio per Alessio, parata di Maiellaro, era un rigore praticamente, era un rigore. Palmisano ha fermato palla, ha tirato Maiellaro, bravissimo ancora il portiere aversano, e ancora una volta Nardò vicino al terzo gol, ma Maiellaro dice di no. Portiere della squadra campana si sta veramente guadagnando, almeno lui, più della sufficienza. Palla in area, ancora Maiellaro, non ha toccato, palla fuori, calcio d'angolo stavolta sprecato dal Nardò. E niente, Alessio Palmisano ci sta provando, sono due volte che va vicino al gol, ma ancora niente gol per Alessio. Batte Maiellaro, pallone che spiove, occhio Nicolao, attacca l'Aversa, Cassano su di lui, ma Mangione, Alessio allunga la sua falcata, si ferma, controllo, Mangione, Bertacchi, Cassano, Nardò in scioltezza tiene palla senza rischiare, Bertacchi apre su Caporale, quindi Cavaliere, fallo laterale per il Nardò. Batte Gaetano per Caporale, quindi Cassano, Scipioni, Mangione, tutto il perimetro del Nardò, poi palla che si impenna, evidente c'è stata una zolla in terreno che fa perdere il controllo, ma ancora Maiellaro, portiere dell'Aversa, bravo Giacobbe a venirne fuori, poi 50 metri, poi appoggia Barriale, quindi ancora al centro per Di Prisco, apre tutto sulla sinistra per Pezzella, Aversa che vuole riaprire il match
Giacobbe, Giacobbe va al tiro contrastato, Mirarco costretto ad indietreggiare, para Alessio, anzi Scipioni. Bertacchi, Caporale, Rinari, in avanti, Cavaliere, Bertacchi, la tua gioca in ampiezza, cercando gli spazi, una squadra avversaria ridotta in 10, Alessio Godirin apre per Mangione, controllo, cross, palla in area, deviazione, traversa, ancora Alessio vicino al gol, traversa, colpo di testa di Alessio Palmisano, ma ancora Nardò, c'è Scipioni, Scipioni, palla in area, di testa Gargiulo, poi ancora la Versa che prova a venirne fuori, poco da fare, palla in fallo laterale, Nardò questa volta colpisce la traversa con Alessio Palmisano. Batte Gaetano Palmisano, pallone in area, spazza Gargiulo, palla fuori, Alessandro Caporale, Lazio Gaetano, palla Bertacchi, Bertacchi dietro per Scipioni, si propone anche Mangione, ma c'è Scipioni a Prinari, stop per Godirin, apre tutto per Mangione sulla destra, arriva il cross in area, deviazione, ancora Nardò Bertacchi al tiro, palla fuori, ci prova anche Giorgio Bertacchi, pallone però impreciso, sempre 2-0 per il Nardò. Siamo al 12° del secondo tempo. Perde palla, la Versa controlla a centrocampo con Giordano, subisce fallo, fallo di Prinari, punizione per la Versa, batte Giacobbe, apre su Nicolao, quindi dietro per Pezzella, intercetta Alessio Palmisano tre volte vicino al gol, ma non è riuscito a sbloccarsi. La Versa continua a tenere palla, ora c'è il numero 5 che è Gala, Gala per Sozio, vediamo che la Versa è in 10 uomini per l'espulsione di Moretta a fine primo tempo, ora Gala per Nicolao, scambio prolungato della squadra aversana, in centrocampo c'è Di Prisco. Buono il controllo di Sozio per Giordano, su di lui Gaetano Palmisano, in area però c'è Cassano, il controllo non spreca, appoggio per Caporale, Bertacchi avanza, Prinari, Cavaliere, ora lui, Prinari, anzi Gaetano, Palmisano, Bertacchi, Nardò in controllo, Caporale, Nardone che rimane lì in mezzo al campo, bravo Giacobbe, sicuramente il migliore dei suoi, ma dalle parti di Tiziano Prinari non si passa, ancora Giacobbe, avanti c'è Alessandro Caporale, controlla con tutto il corpo, fallo su di lui di Sozio, però Alessandro Caporale deve stare calmo, non deve reagire, Nardò ha tutto per tenere il match sotto controllo, c'è una ferita di Prinari che nello scontro con Giacobbe
subito un colpo, quindi una bella spugnata per Tiziano Brineri, riprende l'arbitro Nana. Certo, si sta comportando molto bene fino a questo momento. Si prepara intanto Verzienti, che dovrebbe prendere il posto di Tiziano Brineri, che sta prendendo qualche colpo di troppo. Calcio di punizione intanto per il Nardò, batte Alessandro Miarco alla spiovere di testa cavaliere per Agodirin. Agodirin oggi ha fallito un paio di occasioni, Nardò che ha creato molto in questa partita, soprattutto adesso in questo secondo tempo con la Versa che gioca in inferiorità numerica, lascia molti spazi. Qua Agodirin, il suo assist al bacio per Davide Cavaliere vale un gol, possiamo dire. Tiene palla alla Versa. Alessio, scambio, ne va in avanti Bertacchi, apre per Caporale. Nardò che tiene palla, mantiene gli equilibri. Nardò non vuole aprirsi, perdere palloni inutili, nessuna forzatura. Se ne va praticamente il primo quarto d'ora del secondo tempo. Nardò che ha sfiorato più volte la terza segnatura. Alessio Polmisano ha colpito una traversa, Maiellaro ha detto no ad Agodirin, a Cavaliere, ancora lo stesso Alessio Polmisano. Ora la Versa sta cercando di risalire l'inerzia del match. Buono lo stacco di Barriale per il nuovo entrato di Prisco, ma costringe Gaetano Palmisano al calcio d'angolo e la Versa ora può avanzare. Calcio d'angolo, Nardò che manda in campo Leandro Verzienti e uscirà presumibilmente Tiziano Brineri. Ha preso un colpo al volto e giustamente cambio previsto. Ci sta tutto, ormai i due ragazzi sono ormai una staffetta necessaria per motivi anagrafici. Colpito sotto l'occhio Tiziano Brineri, quindi calcio d'angolo per la Versa, quarto calcio d'angolo, batte Nicolao. Palla che schiova, attenzione in area, tutto fermo, tutto fermo. Arbitro Ciato fa riprendere. Arbitro Ciato di Aprilia, di origini sicuramente africane. Attenzione, palla che schiove, pericolo nell'area neretina. Ma ne esce col pallone Alessandro Caporale, allunga la sua falcata, se ne va. Ancora Alessandro che copre praticamente 60 metri di campo, è poi contrastato da Gala, fallo per la Versa, ma Caporale ha disteso tutta quanta la sua potenza, praticamente cavalcando per 90 metri da area ad area, anzi da linea di fondo a linea di fondo. Poi è stato fermato da Pezzella, ma comunque pregevole scatto, azione di forza di Alessandro Caporale. Ricordiamo che Alessandro Caporale insieme a Alessio Palmisano sono i giocatori che ancora originari di questo nuovo Nardò, Nardò targato Fanuli, gli ultimi giocatori che dal Copertino sono passati al Nardò. Alessio Palmisano comunque aveva già giocato con Nardò, quindi sono 4 anni consecutivi in maglia granata praticamente dall'origine ad oggi. Attenzione, perde palla Bertacchi, palla in area, Nardò non deve distrarsi, prende palla Gaetano,
Alessandro Caporale, subito il rilancio. Quindi dicevamo Alessio e Alessio Palmisano e Alessandro Caporale sono, diciamo, rappresentano la vecchia guardia del Nardò, l'origine di questo Nardò targato Fanuli. Caporale l'anno scorso non trovava spazio con Foglia Manzillo, quest'anno è un pilastro della squadra. Intanto Davide Cavaliere a Godirin, al controllo difficile, pazza Gala, pallone che va fuori, anzi rimane ancora lì, si lotta come al solito, e Cavaliere, quando c'è una lotta c'è Cavaliere, quando c'è un corpo a corpo Davide Cavaliere non si tira mai indietro. Pallo laterale per il Nardò, parte Gaetano, Berzienti, Gaetano, controllo, palla dietro, Alessandro Caporale, Bertacchi, subito per Berzienti, cross a Godirin, spettacolo, 3-0, spettacolo, spettacolo, Bertacchi, Berzienti, a Godirin, 3-0. Ago Dirin, che mette il sigillo a questa partita, ancora un bel gol del Nardò, stavolta è stato Ago Dirin, quinta rete in maglia granata. E la squadra cresce dopo la bellissima, è sempre lui il gol, la stessa medicina di sempre, due luci, gole, e Agodi! Agodini, 3-0 per il Nardò, che ormai queste vittorie non sono casuali. Dopo la bellissima prestazione di Potenza, dove Nardò poteva vincere, possiamo dire, poteva vincere, che Agodirin è stato letteralmente defraudato di un gol spettacolare a Potenza per un inesistente fallo, non sappiamo che cosa, tutto possiamo pensare, meno che ci fosse un'irregolarità sul gol di Agodirin a Potenza, possiamo pensare ben altro, che è passato per la testa dell'assistente e dell'arbitro di Potenza Nardò, tutto tranne qualcosa legato alla regolarità del gol, e ci dispiace perché queste partite vengono falsate in questa maniera così eclatante. A godire dopo lo splendido gol di Torre del Greco si era ripetuto a Potenza, ma qualcosa è scattato nella mente dell'assistente di arbitrale e anche lo stesso arbitro, complice di un furto, ma Nardò è più forte di tutto questo, ha strappato lo stesso un punto a Potenza, dove tutti davano il Nardò per vittima sacrificata, invece Nardò ha fatto vedere calcio, e ora si sta ripetendo contro l'Aversa. Nardò conduce per 3-0, l'Aversa è anche in inferiorità numerica. Ora Maiellaro, che fino adesso è stato impeccabile, il portiere dell'Aversa, costretto a questo rinvio un po' precipitoso, palla che è finita fuori, batte Nardò, attenzione, Caporale, Cassano, Scipioni, Nardò che ha trovato l'assetto vincente, Berzienti che ora gioca a centrocampo, a Potenza era stato messo sulla fascia e con una mossa sicuramente azzeccata da parte di Taurino, che sembra aver trovato gli uomini e gli schemi adatti per portare avanti questo Nardò dopo un inizio abbastanza tribolato. Controfallo di Gaetano Palmisano. Ti ha detto questo? Cioè, quanti ne sbagliano? Vabbè, dicevamo con gli amici, ennesimo
controfallo di Gaetano Palmisano. Gaetano che si sta comunque comportando molto bene, diciamolo, sta comportando molto bene Gaetano Palmisano, però sui falli laterali a quanto pare c'è qualche cosa che non va. Giacobbe, occhio, c'è spazio per Varriale si accentra, può andare al tiro, caporale. Poi pallone che rimbalza, rimane lì, fallo di Persenti, punizione, fallo su Pezzella e calcio di punizione per l'Aversa da posizione invitante. Mirarco deve stare attento. 25esimo del secondo tempo, Nardò 3, Aversa 0, ma punizione per l'Aversa con Pezzella. Capitan Pezzella, barriera 4, Mirarco pronto, tiro di Pezzella, Mirarco in tuffo, fallo laterale, quindi altro tiro in porta. È la seconda volta che Mirarco deve tuffarsi, prima su un tiro di Giacobbe, ora su un calcio di punizione di Pezzella. Pallo laterale a Godirin, scambio, lontana la difesa ma ancora Aversa, Cassano lì in mezzo, ma c'è sempre l'Aversa che insiste, l'orgoglio della squadra aversana. Giacobbe tiene palla per Tacchi, fallo su di lui, Giacobbe sicuramente un buon giocatore. Punizione per l'Aversa. Ancora Pezzella, stavolta qualche metro più avanti. Attenzione, stavolta Mirarco è più posizione più centrale, proteste dell'Aversa per un presunto fallo di mano. L'arbitro lascia correre, Scipioni controlla. Bertacchi, Scipioni, Nardò in possesso palla. Attenzione, palla in mezzo, Cassano. Caporale avanza. Gaetano. Bertacchi apre tutto. Un passo per Mangione, controllo, palla a terra, c'è Alessio, va sulla sua pista, arriva il cross puntuale, ma c'è la parata di Maiellato. Ma De Mascali si riprende o no? Quindi dicevamo di Mangione, ci dicevano, attenzione, tiro di Giacobbe, sempre lui che da quella posizione domenica scorsa ha colpito contro il Picerno, tiro stavolta fuori, caporale diciamo di De Pascalis che causa l'infortunio alla caviglia, rientrerà a gennaio. Nel frattempo Mangione cresce e tiene il ruolo sulla esterna destra. Io voglio comprare. Dici che poi a gennaio la ripresa dietro. Il rapporto sostituisce il numero 11, Agodirin. Esce Agodirin, entra Balistreri. Il campo con il numero 19, Balistreri. Balistreri che gioca
temiamo possa essere l'ultima partita con la maglia del Nardò per Balestreri, ma ci auguriamo che lasci comunque l'impronta. Balestreri ha segnato un gol alla prima giornata, poi tanto sacrificio, un gol non assegnato a Cerignola, un gol giusto, anche lì un altro furto. Balestreri però domenica a Potenza è stato un ottimo interprete del match. Nel finale di partita ha guadagnato tantissimi palloni e ha fatto respirare il Nardò sotto il forcing potentino. Sempre un giocatore di grande esperienza, giocatore di peso, quindi Balestreri che è costretto, diciamo, alla panchina per i motivi anagrafici, perché nel frattempo è esploso Davide Cavaliere, un classe 98. Berzienti a centrocampo, Mangione, arriva il cross un po' statico, non è il cross dinamico alla Palmisano, palla che viene in area, esce Maiellaro, si prende anche qualche manata in faccia Davide Cavaliere, ma sto ragazzo non ha paura di niente. Pallo di Alessio in ripiegamento, punizione per il Laversa. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo, risultato è 3-0 per il Nardò, la squadra aversana. Porta palla lungo, salta Caporale, Versienti, avanza Versienti, ancora lui, Balestreri, controllo Bertacchi, apre Mangione, Palmisano Alessio, Scipioni, cross, esce Maiellaro e para, bravo questo ragazzo, questo portiere, il 94 ed è un buon portiere, ora con i piedi, palla lunga, controlla Bertacchi, scambio con Versienti, Cassano, Nardò padrone del gioco, scambio Mangione, Bertacchi, Scipioni, Bertacchi, Nardò tiene palla, Mangione, Alessio si libera, tira sinistro, ma palla alta, Alessio prova il gol, non arriva. Testa Caporale, Balestreri, Alessio per Bertacchi, quindi Bertacchi, Mangione, Palmisano, Mangione, cross arriva in area di testa, Balestreri para, ancora una volta Maiellaro, Balestreri vicino al gol. Lo meriterebbe questo ragazzo, si è sempre sacrificato in attacco. Ancora Nardò, Scipioni, Mangione, ancora un cross, stavolta niente, non arriva Balestreri, c'è un fallo, punizione per Laversa. Che scorre negli ultimi 10 più recupero, Nardò che controlla con autorevolezza la partita, Laversa che prova a farsi pericolosa, Nardò però lì in mezzo, proprio Laversa paga l'ingenuità di Moretta, questo giocatore che è troppo
impulsivo, troppo aggressivo. Quattro interventi, uno peggio dell'altro, scorretto, e poi è scattata l'espulsione. Terzenti, tiro, Aiellaro, para. Bravo il portiere, diciamo ancora. Portiere Aversano, che sa fare, che sta contenendo il passivo della squadra di Marasco. Ora perde palla e poi ci prova ancora Alessio. E tira un po' dappertutto Alessio. Voleva fare, visto fuori dai pali, non mica si tira di volo. Aiellaro di testa, Caporale, poi Gaetano. Gaetano controlla, supera un avversario, scende Gaetano, supera un secondo avversario, appoggio, Balistreri, Versenti, apre tutto, sempre Mangione sulla destra, puntuale l'inserimento dell'esterno Meretino. Mangione, controllo, palla a terra, appoggio, Bertacchi, cross in area, rovesciata di Bertacchi, di Balistreri, scusate. Non impatta il pallone, ma ancora Nardò, Versenti. Versenti si accentra, potrebbe tirare, lo fa, strozza il tiro, palla fuori, ma Nardò totalmente in controllo del match. Ed ecco cambio per Nardò, entra Greco. Vediamo. Entra Oscar Greco, esce Davide Cavaliere. Potrebbe entrare anche Selva nel Nardò. Potrebbe entrare Selva. Ma Cavana è out. Cos'è? Ah, poteva servire però. Andò. Spagnone 22, questo ragazzo è visto, proprio acerbo, non per cattiveria, non è. Allora, c'è un cambio nel Nardò, entra Selva, esce Alessandro Miracco, esordio per il ragazzo. Classe 99. Mi Selva che dovrebbe rimanere nel Nardò al posto di Cavana, che dovrebbe lasciare il Nardò in questa finestra di mercato. Punizione per l'Aversa, alla lunga di testa Mangione, poi Greco per Bertacchi, ancora Greco, Nardò con Versenti, sempre Mangione sulla destra, una puntualità di questo giocatore invidiabile. Leandro Versenti, Mangione, Alessio, vediamo se avanza, Alessio vede, Bertacchi, controllo, si accentra, Bertacchi prova su Balistreri, Versenti, Balistreri, tiro deviato, sfortunato ancora una volta Balistreri che cerca con tutte le sue forze il gol, ma ancora Versenti, Bertacchi, tiro, palla fuori. Si poteva fare molto meglio su quel pallone, ma anche Bertacchi, un po' come altri giocatori, un po' presi dalla smania del gol. Bertacchi, Palmisano, Balistreri cercano di rimpinguare il
loro score personale, e ora è la volta di Cicerello. Esce Gaetano Palmisano, entra Cicerello. Vai, partita. Ardo che questi ultimi minuti, 5 più recupero che sono rimasti, cerca Taurino di far ruotare un po' l'organico, di dare un po' di minutaggio a giocatori poco utilizzati. Fallo di Mangione, punizione per la squadra aversana. Di Prisco, pallone in area, Scipioni non si fa superare da Varriale, c'è Alessio Mangione, spazza, poteva controllare, Aversa ancora in attacco, Nicolao, Di Prisco, palla dietro, tiene palla l'Aversa, palla lunga, esce Selva e prende il suo primo pallone con la maglia del Nardò. Selva per Scipioni, quindi pallone per Mangione, fallo su Greco, l'arbitro lascia correre, vantaggio ancora Mangione, ancora un cross, palla in area, non tocca Sozio, c'è dall'altra parte Greco per Bertacchi, quindi Caporale, Nardò conserva palla, Greco, Greco, tiro, palla fuori, ancora un altro tentativo personale, ormai Nardò si lascia andare a questi personalismi, se lo può permettere in questo finale di partita in totale controllo, quindi batte Maiellaro insieme a Giacobbe, i migliori dell'Aversa, hanno giocato molto bene entrambi, peggiore sicuramente Moretta che ha lasciato la squadra in 10 sotto 0-2. Maiellaro salta Scipioni, quindi Alessio in avanti, Cicerello lascia correre, Fozio, anzi Gala, Gala palla fuori, rimessa dal fondo per l'Aversa, batte Maiellaro. Palla a centrocampo, salta Giacobbe, controlla Scipioni, Caporale, Greco, Verzienti, anzi Greco in questo momento, Greco in area, Greco va sul fondo, ferma tutto Gala, ma ancora Greco, rimessa per la squadra aversana. Controfallo, batte Verzienti, giallo anche per Sozio, proteste, facciamo fuori. Batte Verzienti, cambio con Greco, ancora Verzienti, supera un avversario, c'è fallo, poi ancora un gesto antisportivo di Di Prisco che prova a colpire Verzienti con una pallonata,
non è la prima volta che giocatori della Versa cercano di colpire giocatori del Nardò a terra con delle pallonate. Non è assolutamente bello. Recupero, 4 minuti di recupero. Bertacchi, calcio di punizione per il Nardò. Palla in aria, deviazione ancora, Magliellaro, palla che rimane lì, Cassano, fallo, punizione per la Versa che ne viene fuori. Matte Magliellaro, palla lunga, salta Caporale, ultimi istanti di gioco tra Nardò e Aversa, palla in fallo laterale. Allora possiamo anche riassumere, c'è stata una risposta sensibile del pubblico, chiaramente gli spazi vuoti permangono sul terreno, sugli spazi del comunale del Giovanni Paolo II, però sicuramente c'è stato un aumento delle presenze, gli appelli hanno avuto effetto, poi anche Nardò che sta giocando bene, ora Verzienti di testa, Cicerello, palla fuori, come dicevamo sicuramente un centinaio almeno, 100 forse anche 200 spettatori in più rispetto alle ultime partite in casa. Bene anche il terreno di gioco che sta migliorando, chiaramente non è in perfette condizioni, è lontano dall'essere al top, però almeno qualcosa di buono si sta vedendo. Poi ci è piaciuta anche la risposta da parte del tifo organizzato, che dopo i fatti di questa settimana in cui hanno pagato duramente e indiscriminatamente buoni e cattivi, hanno risposto con grande orgoglio sugli spalti. Il tifo organizzato c'è e va avanti ed è sempre al fianco del Nardò, quindi anche questa risposta c'è stata. Verzienti intanto, quindi Nardò che si appresta a mettere in archivio un altro risultato utile. Pallone in area, Balistreri di testa, parata di Magliellaro, niente, sfortunato Balistreri che non riesce più a sbloccarsi dopo la prima giornata, dopo il gol alla Sarnese non c'è stata più gloria per questo giocatore che comunque ha lottato tantissimo, ha fatto tanto per il Nardò. Purtroppo dopo la sua squalifica, purtroppo per lui dopo la sua espulsione e squalifica dopo la partita col Taranto, è venuto fuori Cavaliere e per Balistreri c'è stato veramente poco spazio. Sbaglia Bertacchi, forse il primo passaggio della partita, fallo su Greco, punizione per il Nardò, ormai aspettiamo gli ultimi tocchi. Attacchi, Caporale, non c'è tempo, finisce qui. Nardò batte Aversa 3-0, gol di Cavaliere al 33esimo, di Caporale al 33esimo, di Cavaliere al 44esimo, espulsione di Moretta per l'Aversa al 46esimo e nel secondo tempo chiude Agodiri al 20esimo, 3-0. Quindi possiamo chiudere qui il collegamento della partita, a risentirci fra poco per le interviste post partita in sala stampa. Intanto vediamo un po' l'abbraccio dei tifosi alla squadra. Sventolano le bandiere granata e questa è la cosa più bella.
questa bella immagine del tifo Granata. Ci salutiamo per sentirci a circa un quarto d'ora per le interviste in sala stampa. Nardò batte Aversa 3-0 con Nardò Granata.